Museo Amaranto si presenta alla città, è il coronamento, insomma, di un lungo percorso a cui avete lavorato tanto. Sì, finalmente diciamo che ci siamo quasi. Quel quasi intendiamo che mancano i locali, speriamo che sia a questo punto veramente questione di giorni. Ci stiamo preparando a tutti i livelli, stasera è proprio una festa voluta in prospettiva. Stasera sono presenti tantissimi ex, tantissimi giocatori. Abbiamo come presidente onorario Giorgio Perugia. In quattro superano il migliaio di presenze abbondantemente nell'Unione Sportiva Arezzo. Vedere stasera tanti, ma veramente tanti ex, sono presenti tre presidenti, Terziani, Massetti, il presidente Farsetti. Cioè, abbiamo avuto una lettera da parte anche del presidente Butali, che per motivi di salute non può essere presa. Quindi è una gioia immensa rivedere i nostri miti degli anni 70, che tipo vedi passare Mujesan, Nardin, Fontana, Parolini è venuto da Pescara, cioè è una cosa estremamente bella. Vediamo tanti cimeli, gaggi. Sì, stasera abbiamo portato una piccola parte perché è giusto che tante cose vengano riservate. Però anche stasera c'è, cioè, l'appello che noi si fa, che chi può darci una mano a tutti i livelli ce la dia. Ti devo dire, guarda, proprio ora un signore, un amico, mi ha fermato, mi ha regalato un dischetto dove dentro mi ha detto ci sono un sacco di foto. Stasera è venuto c'è Claudio Giulianini, terzino degli anni 70, che ci ha portato una sua maglia, e più tardi scopriremo un regalo fatto da Piero Vannuccini, che ci ha regalato la maglia di Giuliano Giuliani autografata. Sarà un po' una sorpresa della serata, è un connubio fra chi ci dà una mano e il ricordo di tutti quei ragazzi che hanno dato tanto per l'Amaranto, ma che ora non possono essere con noi, purtroppo. Stefano, tu che questa maglia l'hai indossata, far parte di questo museo cosa vuol dire dell'associazione? Ma niente, quando ci hanno chiamato, almeno io personalmente, quando siamo stati chiamati non abbiamo fatto altro che dire di sì, perché è gente che, come diceva bene Stefano prima, ha fatto la maggior parte della sua carriera qui. È un onore per noi fare parte di questo museo e aspettiamo con ansia che venga aperto, perché lui ha detto che ci hanno qualcosa, io vi dico, io ho visto, ci hanno tanto e più di tanto, quindi sicuramente vedere tante foto, tante maglie, tante cose per la gente che tifa Arezzo, per me è importante. Poi io ho parlato anche con ex compagni di squadra, sento che bene o male le città più blasonate, io non so, Trieste, Como, Perugia, tutti hanno un museo, quindi non capisco perché Arezzo non si riesca a fare questa bellissima iniziativa che stanno portando avanti.